Uscito più di 50 anni fa, la prima proiezione fu nel maggio del 59 al Festival di Cannes, dove Truffaut vinse il premio per la miglior regia. I 400 colpi è un film che sembra girato ieri, anzi oggi, tanto è appassionante e coinvolgente. Il segreto della sua riuscita è tutto nel progetto di Truffaut, che a 27 anni esordì così nella regia. La sua idea, per usare le sue parole, era quella di fare un film follemente ambizioso e follemente sincero. Sincero perché si ispirava alla propria vita personale di adolescente complicato e infelice. E ambizioso perché per la prima volta voleva portare al cinema la storia di un adolescente come il cinema non aveva mai raccontato, mettendo un bambino al centro del suo film. E infatti il protagonista del film è il tredicenne Antoine Doinel, con cui lo spettatore deve identificarsi. Come ha detto Truffaut, lo sguardo dell'attore deve incrociare lo sguardo dello spettatore. Per farlo evita tutti i ricatti che i film sull'adolescenza e sull'infanzia spesso hanno. Non c'è sentimentalismo, non ci sono simpatie forzate. C'è un tono quasi documentario nel seguire le giornate di questo ragazzino e di come cerca di cavarsi d'impaccio di fronte a una scuola che non lo capisce, di fronte a dei genitori che forse non sono capaci di dargli l'affetto di cui ha bisogno, di fronte a una società che sembra capace soltanto di reprimere e basta. Certo, il film non sarebbe il capolavoro che è se il protagonista non fosse stato così perfetto. Jean-Pierre Léaud, che Truffaut vide e che decise immediatamente dopo un provino di prendere. On a pas mis ton âge sur la lettre. Quel âge as-tu? J'ai 14 ans. T'as 14 ans? Oui. Ah bah c'est un peu vieux là pour les rôles principaux. Oh oui, mais je suis pas très grand. Hein. Ah bon? Tu parais 12 ans et demi, tu crois? Bah je pense. Puis vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. Et ben, c'est gouailleur? Oui. Ah bon? C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi. Non. Non. Divenne una specie di alter ego del regista che tornerà a interpretare lo stesso personaggio in altri film dello stesso Truffaut. Tu vas en classe où? Oh, je suis à 200 km de Paris, alors pour venir, je suis. Hier, j'ai pris le train, puis je suis venu spécialement. Ah bon? Ça me fait des vacances, quoi. Ouais. Sinon, tu es en pension? Oui, je suis en pension interne, quoi. Je sors juste aux grandes vacances. Mais là, ils vont pas être contents alors de te voir manquer comme ça. Oh, mais eux, ça fait rien du moment que je suis content. Les 400 coups, cioè i 400 colpi, che è un'espressione gergale francese che si potrebbe tradurre grosso modo come fare il diavolo a quattro, è un film moderno perché non racconta come un bambino può sconfiggere chi gli vuole male, ma piuttosto come può diventare adulto senza seguire l'esempio degli adulti che ha di fronte, cercando una strada diversa. I 400 colpi è un film moderno e è un capolavoro perché sa farsi le domande che un tredicenne normale si farebbe tutti i giorni. Pour s'arrêter, qui nous inonde et se traduisent peu à peu en les instants là, fin du monde, merci mon Dieu.